giorno solenne è Maria, che vuole dire a ciascuno di noi di amare, di seguire, di lodare, di ringraziare la Santissima Trinità. Anche il cielo, le colline e le montagne, di fronte alla Vergine Maria, si devono inchinare per salutare la donna più umile di questo mondo, la creatura più amata di questo mondo, per salutare Maria, regina e avvocata nostra. Concludiamo questa sera la festa in onore di Maria, ma non dobbiamo concludere la nostra fede, il nostro amore, il nostro affetto verso Maria, che è madre del Signore nostro Gesù Cristo, madre nostra dolcissima. Abbiamo camminato insieme, ma continueremo a camminare insieme, perché ancora una volta noi vogliamo dire: Maria, sii tu a parlarci di Dio, Maria, sii tu a darci Gesù, Maria, ancora una volta parlaci di questo tuo figlio che è morto ma veramente risorto. A conclusione della festa, cosa vogliamo chiedere a Maria se non quello di stendere le sue mani sui nostri paesi, sulle famiglie, sugli ammalati, sui bambini, sui carcerati, su ognuno di noi, su ogni persona. E ancora una volta, carissimi fratelli e sorelle, questa sera, insieme ai santi, insieme agli angeli, anche noi ci vogliamo unire a loro per gridare forte: evviva Maria dei Centoferri, evviva la nostra madre, evviva la nostra avvocata! E concludiamo, carissimi fratelli e sorelle, volendo ringraziare in questo giorno solenne i miei carissimi amati confratelli, che sono anche loro venuti per venerare Maria. Ringrazio il comitato dei giovani che in questi giorni mi sta veramente aiutando. Ringrazio la mia parrocchia, coloro che mi hanno amato, coloro che mi hanno accolto. Ringrazio le congreghe per la loro presenza. Ringrazio il sindaco, ma ringrazio anche la banda e ognuno di voi. Grazie carissimo popolo di Panaia, grazie Spiringa, grazie Carciati, perché se oggi siamo riusciti ad organizzare la festa, il merito è anche vostro. Grazie, grazie, concludiamo con la benedizione solenne.